Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi effettueremo delle nuove codifiche, ma questa volta non le effettueremo sulla mia Audi Q5, ma su un Audi TT FV del 2015. Entriamo in macchina e vediamo quello che si può fare. Ragazzi, ed eccoci qua in macchina. Per questo video utilizzeremo Calista e vedremo ciò che si può fare con questo dispositivo. Il collegamento è sempre lo stesso, tramite la porta OBD del nostro dispositivo a quella sotto al pedale. Adesso facciamo il collegamento e vediamo come si monta. Il collegamento è sempre lo stesso. Qui sotto qua ci troviamo quella porta viola OBD, eccola qua, dove possiamo andare a collegare il nostro dispositivo. Eccolo qua. Ok ragazzi, allora una volta effettuato il collegamento del nostro OBD, eccolo là, là sotto, la collegata sotto la macchina, prendiamo il nostro dispositivo. Come sempre io utilizzo il mio tablet, così da farvi vedere più grande e meglio tutte le codifiche che andremo a fare. Quindi a questo punto che facciamo? Facciamo partire l'applicazione Calista, eseguiamo la connessione tra il nostro dispositivo e Bluetooth collegato alla macchina, attendiamo qualche secondo che trova il veicolo ed eccolo qua. Come sempre ci compare sempre la vettura, il telaio e il voltaggio della macchina qui in alto. In questo caso che andiamo direttamente su personalizzazioni della macchina, quindi clicchiamo qui e adesso attendiamo che effettua tutte le interrogazioni e tutte le centraline. Ancora pochi secondi al completamento della scansione delle centraline. Ragazzi, come dico sempre, accendiamo il quadro, ma non serve avviare del tutto la macchina, basta solo tenere il quadro acceso, come in questo caso. Ecco qua, siamo a 81%. Ecco qua, scansione effettuata al 100%. Queste qua, come già vi ho fatto vedere anche negli altri video, sono tutte le codifiche selezionate per centraline che si possono effettuare su questa macchina qua. Ok, adesso iniziamo a fare qualche piccola codifica e vediamo ciò che si può fare su questa vettura qua. E iniziamo dal suono e allarme. Ecco qua, le prime cose che ci compare in questa lista qua è l'avvertimento della cintura. In questo caso l'avvertimento, vedete che là sotto là c'è il lumino rosso che vi indica che la cintura non è messa. Dato che sto fermo non mi serve. Ad ogni modo possiamo andare a disattivare quella spia. Stesso da qua, tipo di avvertimento cintura, in questo caso da stile Europa, mettiamo in disattivato. Ci clicchiamo sopra, confermiamo la codifica e come potete vedere dopo qualche secondo in automatico a codifica effettuata scompare, eccola, l'avete visto? È scomparsa la spia delle cinture di sicurezza. Ragazzi, ciò non significa che la cintura non dovete metterla, assolutamente la cintura va sempre messa. Faccio questa codifica solamente per comodità e per non avere sempre quel suono, quel fastidiosissimo suono anche a macchina ferma, che nel momento in cui metto in moto già mi avverte che devo mettere la cintura. Io comunque la cintura la metto sempre, la indosso anche per brevi tratti, quindi comunque anche voi fate la stessa cosa, non si cammina senza la cintura. La cintura è una cosa che comunque vi salva la vita. Detto
ciò andiamo avanti, è possibile andare a modificare anche l'avvertimento di velocità a 120 km/h. Questo avvertimento qua vi aiuta sull'autostrada, che nel momento in cui noi lo andiamo ad attivare da no e quindi impostiamo a sì e andiamo a codificare, stesso la vettura nel momento in cui supera i 120 km/h, farvi esempio sull'autostrada, già ci avverte che stiamo superando il limite dei 130 e quindi ci ricordiamo o di stazionarsi su quel limite di 120 km/h oppure di stare attenti a non superare il limite di 130 km/h. Però in questo caso non attivo questa modifica qua e andiamo avanti. Poi suona quando la chiave è in posizione di accensione, cioè nel momento in cui il quadro è acceso io apro la macchina suona per avvertirmi che comunque il quadro è ancora acceso e devo spegnere la macchina prima di uscire dalla macchina. Invece questo qua è l'avvertimento del cruscotto per gli anabbaglianti spenti, cioè nel momento in cui il selettore è impostato su off o a luci di parcheggio, giustamente la macchina mi dice che devo o accendere i fari o impostarlo su automatico, così come ho impostato adesso, così che mi ricorda che devo tenere i fari accesi di sera. Ok, andiamo indietro e vediamo l'altra selezione, assistente alla guida. Eccolo qua, qua ci sono delle cose già volendo da preimpostare al momento in cui noi entriamo in macchina, come fare per esempio l'assistente avvio dinamico. In questo caso è normale, ma noi volendo possiamo anche andare a modificare questo assistente. Poi in più è possibile anche modificare il disinnesto assistenza partenza in salita, che sarebbe il momento in cui stiamo in salita e premiamo il freno, la macchina non ritorna indietro ma rimane stazionaria sulla salita. Questo qua ci permette di andare a modificare questo valore, che nel momento in cui acceleriamo si disattiva presto o anche normale o anche tardi, quindi bisogna accelerare un po' di più per andare a disattivare l'hill hold, che sarebbe il mantenimento della vettura in salita. Invece poi queste selezioni qua da 1 fino a 16 è l'attivazione dell'assistente di corsia, che adesso ancora non l'ho fatto su questa vettura qua, ma vorrei piano piano uscire anche il video di questa modifica qua. Andiamo indietro e andiamo in riscaldamento aria condizionata. Come vedete qua è possibile impostare solamente una piccola cosa, ricordo stato di ricircolo dell'aria, cioè che nel momento in cui scendo e il ricircolo dell'aria condizionata è attivo, se io imposto su sì rimane attivo, se imposto su no e l'aria e il ricircolo dell'aria è attivo, quando spengo e quando accendo la macchina si toglie il ricircolo dell'aria. E poi invece l'orario impostato, posso andare a impostare l'orario in cui si deve attivare questa funzione o anche disattivare. Ok ragazzi, e per oggi è tutto, spero che queste codifiche su questa macchina qua vi siano piaciute, fatemi sapere se ne volete altre su questa vettura qua con Carista, così in modo tale farò altri video da farvi vedere delle altre codifiche su questa macchina qua. Ok, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per essere sempre attivi sui miei nuovi video, condividete il video con amici e parenti che hanno la stessa passione per la vostra su questa vettura o anche sul gruppo Audi e lasciate un bel mi piace, così da farmi capire che questo video e questi video vi piacciono. Ok ragazzi, ciao ragazzi, grazie per la visualizzazione di questo video, al prossimo video, ciao ragazzi!